Peppa sta andando a Parigi per incontrare la sua amica Delphine Asino. Allora, tutti pronti a partire? Sì, Papa Pig! Eccoci, Parigi! Stiamo arrivando! Mamma, tu lo sai dov'è Parigi? Parigi si trova in Francia. Prenderemo il traghetto per arrivarci. E che cos'è il traghetto? Lo vedrai. Questo è il traghetto. Grande! Ci sono tante, tante macchine qui dentro. Perché non saliamo sul ponte a respirare un po' di fresca aria di mare? Guarda, mamma, come sta ballando questa nave! È vero, Peppa. A Mamma Pig non piace quando la nave balla. Vedete? Quest'aria di mare mi sta facendo venire appetito. Qualcuno di voi ha fame? Io no, grazie. Il mare si sta ingrossando. Ecco, ti ho portato un toast con l'uovo fritto, Mamma Pig. Terra in vista! Il traghetto è arrivato in Francia. Ricorda, Papà Pig, qui potrebbero guidare in modo diverso. Figurarsi, guidare è uguale dappertutto, Mamma Pig. Hai visto? È esattamente come guidare a casa nostra. Pilota della strada! Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno. Peppa e la sua famiglia sono arrivati a Parigi. Eccoli! Sì, sono loro! Delphine Asino e la sua famiglia sono qui per accoglierli. Bonjour! Bonjour, Delphine! Bonjour significa buongiorno in francese. Papa Pig, a lei cosa piacerebbe vedere qui a Parigi? Ho intenzione di vedere tutto quanto. Mi dispiace, ma è impossibile vedere tutto quanto. In tal caso, gradirei vedere la vera Parigi, quella nascosta. Tutti quei luoghi in cui i turisti di solito non vanno. Bravo, Papa Pig! E mi dica, qual è il luogo della vera Parigi nascosta che avrebbe intenzione di vedere per primo? Ecco la Torre Eiffel. Oh, come vuole. Questa è la Torre Eiffel. Vero? Accipicchia quanto è affollata! Immaginate come devono essere i luoghi turistici! Guarda, mamma! C'è la signorina Coniglio! Non sapevo che lavorasse qui, signorina Coniglio! Oh, excusez-moi, non sono la signorina Coniglio! Sono Mademoiselle Lapin! Oh, chiedo scusa! Souvenir! Qui potete acquistare la Torre Eiffel in miniatura! La vera Torre Eiffel è molto più grande! Possiamo salire fino in cima? Ma mi sembra un tantino troppo alta. Papà Pig non ama le grandi altezze. Oh, ma non si preoccupi, Papà Pig. Prendiamo l'ascensore. Si sale. Per fortuna siamo arrivati. Oh no! Questo è soltanto il primo piano. Adesso dobbiamo salire le scale. Se hai le vertigini, Papà Pig, basta che tu chiuda gli occhi. D'accordo. Questo è il punto più alto in cui i visitatori possono arrivare. Ammirate che splendida vista. Però questi gradini non finiscono mai. Oh no, Papà Pig non guarda dove va. Sta salendo più su, più su, sempre più su. È meraviglioso, da qui si vede tutta Parigi. È bellissimo. È vero. Lei che cosa ne pensa, Papà Pig? Papà Pig, dov'è? Dove sono tutti gli altri? Papà Pig è proprio in cima alla Torre Eiffel. Tieniti forte, Papà Pig. Chiamo immediatamente il servizio di soccorso. Grazie al cielo, è arrivata, signorina Coniglio! Io non sono questa signorina Coniglio! Io sono Mademoiselle Lapin! Non si preoccupi, Papà Pig! Ci penso io a portarla giù! Sto salendo ancora più in alto! Che cosa vedi da lì, papino? Beh, da quassù vedo tutto quanto! Il mio papà è venuto a Parigi e ha visto tutto quanto come voleva! Il boomerang! La vacanza di Peppa a casa di Kylie Canguro è quasi terminata. Perché non andate a giocare in giardino mentre facciamo i bagagli? Va bene, mammina. È stata la vacanza più bella del mondo! Sono felice che tu sia qui, Peppa. Che peccato, mi piacerebbe restare in Australia per sempre. Non essere triste. Ti ho fatto un regalo come ricordo. Tieni. Che cos'è? Una banana? No. Dinosauro? No.
questo è un oggetto! Sì, però non è un oggetto qualsiasi! Ti ho regalato un boomerang! Cos'è un boomerang? Il boomerang è un oggetto molto speciale per noi! Lo usiamo da tanti, tantissimi anni! Accipicchio, sei gentile, Kylie! Ma che cosa ci si deve fare? Si lancia in aria e si riprende! Come una palla! Una specie! Ma quando lo lanci, il boomerang torna da te da solo! No, non ci credo, è impossibile! Te l'avevo detto io che era impossibile! Lo devi lanciare con più forza! George, perché non ci provi tu? Lo vedi che non funziona? È che voi non lo sapete lanciare bene! Lo dovete lanciare più forte! Come? Così? Guarda! Giù la testa! Visto, ce l'ho fatta! Il boomerang ha fatto il giro ed è tornato da Peppa! Che cos'è, Peppa? Questo è un boomerang, papino! Ah, certo! Se lo lanci tanto forte, fa un giro e torna indietro! Permetta che le mostri come si fa, signor Pig! Ecco, è pronto? Uno, due, tre! Lancio! Mi scusi, quando pensa che tornerà indietro? Beh, guardate bene in giro, il boomerang può essere ovunque! Ho come l'impressione che l'abbiamo trovato. Buongiorno! Questo è il signor Wallaby, il vicino di casa. Ah, salve, signor Wallaby. Stavo solo insegnando ai piccoli come si lancia il boomerang. Mi dispiace per la sua finestra. Non c'è da scusarsi, vicino. Cosa vuole che sia un vetro rotto fra amici? Il signor Wallaby è un vicino molto gentile. Comunque faccia più attenzione. Grazie. Come le stavo dicendo, per lanciare il boomerang bisogna usare molta forza. Come? In questo modo? Così, bravissimo, papà! Sta tornando indietro! Ecco che arriva! Ecco che arriva! Lo prenda, signor Pig! Oh, mancato! Oh, no! Il boomerang ha rotto un altro vetro. Beh, forse è meglio andare, finché ha qualche finestra ancora integra. No, non potete andare via, devo provare io! Amici carissimi, permettetemi di mostrarvi come si lancia il boomerang. Grazie, signor Wallaby. Ah, per me è un piacere! È a questo che servono i vicini! Dunque, il trucco è che bisogna tenere il boomerang più in verticale. Pronto? Lancio! Oh! Perfetto! Perfetto! È un ottimo lancio! Eccolo che torna! Che meraviglia, mi sembra! Oh no! Qualcuno lo prenda! Che disastro! Il boomerang ha rotto un altro vetro! Allora, noi dobbiamo assolutamente andare adesso. Vuole una mano per cambiare i vetri? Non si preoccupi, questa volta è stata colpa mia. Il signor Wallaby è davvero un vicino molto gentile. Ci si vede? Ciao, ciao! Ciao. Ci si vede? Dove vi eravate cacciati? Ah, stavavamo lanciando il boomerang, sai Le com'è? Le finestre del signor Wallaby si sono Ci siamo tutte... proprio divertiti, vero piccolini? Tanto! Sono felice che tu sia stata qui, Peppa. Anche noi siamo molto felici, non è vero, George? Non dimenticare il tuo regalo. Oh, è vero, il mio boomerang. Grazie mille. Torna a trovarci. Ma certo, tornerà come fa il boomerang. Peppa ha trascorso la vacanza più bella del mondo in Australia da Kylie Canguro. Lancio col paracadute. Oggi piove e il tetto della scuola gocciola di nuovo. Avevo già riparato il tetto un'altra volta, Madame Gazzella. Sì, signor Toro, ma come vede continua a gocciolare plin plin. Probabilmente è solo colpa di una tegola che si è rotta. Mi domando se sia questa la responsabile. Ha smesso di gocciolare? No, gocciola di più. Allora può darsi che siano queste le tegole rotte. Ma meglio, Madame Gazzella? No, sta andando sempre peggio. Certo che questo è un buco bello grosso. Serviranno un mucchio di soldi per poterlo aggiustare. Oh, cielo! Come faremo stavolta a procurarci i soldi per riparare il tetto della scuola? Il mio papà ha fatto un lancio con il paracadute per beneficenza. E quando è atterrato, ha raccolto un sacco di soldi. Evviva! Ha
Hai avuto un'ottima idea, Pedro. Alzi la mano chi di voi pensa che la propria mamma o il proprio papà voglia lanciarsi col paracadute. Via! Il mio vuole! Ne serve soltanto uno! Peppa e George sono tornati a casa. Mammina, sai, il tetto della scuola gocciola un'altra volta. Dici davvero, tesoro? Sì. E Madame Gazzella dice che serve una montagna di soldi per ripararlo. Certo, sono sicura che è così. Ha chiesto se qualche mamma o papà vorrebbe lanciarsi con il paracadute. Peppa, spero che tu non gli abbia detto che papà sarebbe disposto. Lo sai quanto gli dà fastidio l'altezza. Ma l'altezza a te non dà fastidio, non è vero, mamma? Sì, con l'altezza non ho problemi. Perfetto. Oh! Mamma Pig, la ringrazio infinitamente per aver accettato di lanciarsi col paracadute. Cosa? Ma io non l'ho mai fatto finora. Sarà bravissima, si ricordi che lo fa per aiutare i piccoli. Oh, in questo caso lo farò molto volentieri. Un bello urrà per Mamma Pig! È il giorno del lancio di Mamma Pig con il paracadute. Non sono ancora del tutto sicura di voler fare questo lancio. Si ricordi che è per una buona causa, Mamma Pig. Ma io non so proprio come si fa a saltare giù da un aereo. Non si preoccupi, lei farà tantissimo allenamento prima. Buongiorno, Mamma Pig. Il signor Coniglio è un istruttore di paracadutismo. Questo è un normale paracadute. Servirà ad aiutarla a volteggiare in aria dopo che avrà saltato. Non crede che dovrei fare un po' di pratica? Pratica in cosa? Nel salto. Perché no? Brava, le viene naturale. Basta, non c'è altro. È sufficiente, è una saltatrice esperta. Evviva! Tutti a bordo! Sono ancora un tantino preoccupata per questo lancio, Papà Pig. Andrà tutto bene, Mamma Pig. E per incoraggiarti salgo insieme a te. Buona fortuna, mamma! Non ti preoccupare, Mamma Pig. Tieni sempre a mente che hai indosso il paracadute. Va bene, Papà Pig. Oh, siamo molto distanti dalla terra! Oh no! Papà Pig è caduto dall'aeroplano. Ecco, si è lanciata! No, un momento, quello è Papà Pig! Aspetta, arrivo, Papà Pig! Anche Mamma Pig si è lanciata, va a salvare Papà Pig! Ti ho preso! Oh, l'ho afferrato! Evviva! La mia mamma si è lanciata in soccorso! Ti ringrazio di avermi salvato, Mamma Pig! Oh, Papà Pig, mi scivoli dalle mani! Il signor Toro ha appena finito di riparare il tetto della scuola. Gran bel lavoro! Adesso durerà per anni e anni! Non riesco a tenerti! Papà Pig! Oh cielo, Papà Pig si è fatto male! No, tutto bene. Ottimo, perché dovrà lanciarsi un'altra volta col paracadute, Papà Pig. Per quale motivo? Per raccogliere il denaro che servirà ad aggiustare questo nuovo buco sul tetto. Oh, e va bene, lo farò. Un bel urrà per Papà Pig! Filastrocche. Peppa e i suoi amici sono a scuola. Attenzione, oggi ci dedichiamo a cantare le filastrocche. Chi di voi ha una filastrocca preferita? Io! La mia filastrocca preferita è Maria aveva un agnellino. Oh, certo! Maria aveva un agnellino, un agnellino, un agnellino. Maria insieme al suo agnellino son prato a passeggiare e ovunque lei andar vorrà, andar vorrà, andar vorrà, e ovunque lei andar vorrà, con lei sempre sarà. Mi piace tanto perché parla di un agnellino. È stata molto carina, Peppa, ti ringrazio. Qualcuno di voi ha un'altra filastrocca preferita? A me piace la pastorella. E tu sapresti cantare la pastorella? Certo, e ora ve la faccio sentire. La pastorella un brutto dì, più non trova i suoi agnellini. Questa invece non mi piace perché parla degli agnellini che si perdono, è troppo triste. È vero, qualcuno conosce una filastrocca che non parli di agnellini? Io! Avanti, Pedro! Agnellini che...
Oh, scusate. Io ne conosco una su un gatto. Oh, meraviglioso, Candy. Vuoi farcela ascoltare? Gattino, gattino, che suoni il violino, la mucca la luna saltò. Il cane guardò e rise un po'. E il cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna? Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo! Bene, Freddy, sentiamo. Dibidi dibidi da! Il topino sul pendolo va! Luna rintocca! Mettiamo qualcosa in bocca! Dibidi dibidi da! Oh, bene, questa ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy. Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito male ho. Quale dito preso ti ha? Lui mi ha morso questo qua. Quel povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Madame Gazzella? Sì, Pedro? A me piace Robin Hood. Ah, capito, ma non sapevo ci fosse una filastrocca su Robin Hood. Come no? Robin Manolesta viveva nella foresta. Aveva un cappello sulla testa e amava fare festa. Sei stato molto bravo, Pedro. L'ho inventata tutta da solo. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca per marciare. Ma dobbiamo andare fuori in giardino. Il severo general, la sua truppa fa marciare. Sul colle la fa andar su e giù senza farla riposare. E quando è su è su, e quando è giù, e quando in mezzo se ne stanno né su ma neanche giù. È stato un ottimo esercizio. Madame Gazzella, e lei ce l'ha la sua filastrocca preferita? Ce l'ho e come, Pedro caro? Vi piacerebbe cantare tutti insieme a me? Sì, certo! Prendetevi per mano! Giro, giro, tondo, giriamo per il mondo, di qua o di là, poi a terra si cadrà. Peppa adora le filastrocche! Tutti adorano le filastrocche! La sfilata di carnevale! Peppa e la sua famiglia assistono alla sfilata di carnevale. Ciao! Ci sono anche Susy Pecora e Molly Talpa. Ciao, ciao, Peppa! Siete qui anche voi per la sfilata di carnevale? Già, non vedo l'ora che inizi. Sono sicura che sarà meravigliosa! Ci saranno perfino i draghi che sputano fuoco! E anche delle persone magiche che volano! Speriamo che sia davvero così bella! Che cos'è? È già cominciata! No! Stanno soltanto spazzando la strada prima dell'arrivo della sfilata, Peppa! Oh, però il suono è molto piacevole! Usano spazzoloni e pattumiere per produrre della musica! La sfilata di carnevale è cominciata! Ecco il signor Toro e il suo allegro gruppo jazz! Il signor Pony, l'oculista! Ciao, ciao! Guardate, c'è Pedro su quel camion! Ciao a tutti! Ciao, 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 ciao Pedro! Vorrei fare anch'io la sfilata di carnevale! Sì, anche io! Oh, che cos'è? Ciao, ciao! Accipicchia! C'è una barca che sta navigando sulla strada! Capitan Cane e Danny Cane! Guardate! L'elisoccorso della signorina Coniglio. Ma dov'è la signorina Coniglio? La signorina Coniglio è la regina del carnevale. Oh, non mi pare che stia facendo molta fatica. Questo è un grande cambiamento rispetto a tutti i lavori che fa di solito. Probabilmente è felice di starsene un po' in panciolle. Arriva il signor Patato. Prego, fate un applauso al vostro e mio amico, il signor Patato. Evviva! Il signor Patato ha un grosso palloncino a forma di patata attaccato alla macchina. Bello! Quello è
di sicuro il più grande palloncino del mondo. Forza, venite, esultate, Pippurrà. Il signor Patato è arrivato in città. Oh, oh no, il palloncino sta volando via. Oh, il mio palloncino! Oh, è tutto a posto, l'ho ripreso. Mi sta portando via con sé! Aiutatemi! Bisogna chiamare subito il servizio di soccorso! Pronto? Signorina Coniglio dell'Eli Soccorso! Il signor Patato vola via col palloncino! Aiuto! Aiuto! Arrivo immediatamente! Un momento, non posso fare un salvataggio vestita così! Chi vuole essere la regina del carnevale mentre io vado a fare un salvataggio? Io! Ecco a voi! Secondo me è meglio se la faccio io la regina, perché sono molto brava a comandare. Oh, anche io so comandare. Dovrei essere io la regina, perché sono la più brava a fare il saluto. Perché non vi mettete d'accordo e fate tutte e tre la regina? E va bene, io metto in testa la corona. E io mi siedo sul trono. Io invece indosso il mantello. Aiuto, aiuto! La signorina Coniglio sta andando a salvare il signor Patato. Sto arrivando da sotto con l'elicottero! Ah, faccio attenzione! Ops! Scusi tanto, signor Patato! Si tenga forte, la raggiungo da sopra! Signorina Coniglio, mi dica qual è il suo piano! Io non faccio mai piani! Improvviso a seconda della situazione! Pilota automatico inserito, buona giornata! Ora è il pilota automatico a guidare l'elicottero! Ciao! Arrivederci! Allora, come facciamo a far scendere questo palloncino? Lo faccio scoppiare? No! Non faccia scoppiare il palloncino! D'accordo, come vuole, allora allenterò il nodo. La signorina Coniglio vuole far uscire l'aria dal palloncino. No, ferma, ferma! Fatto! La signorina Coniglio ha salvato il signor Patato. La ringrazio. Evviva! Ora posso tornare a fare la regina del carnevale. Oh, io direi che adesso abbiamo ben tre regine del carnevale. Questo è il miglior carnevale di tutta la mia vita. Peppa adora il carnevale. Tutti adorano il carnevale. Filastrocche. Peppa e i suoi amici sono a scuola. Attenzione, oggi ci dedichiamo a cantare le filastrocche. Chi di voi ha una filastrocca preferita? Io! La mia filastrocca preferita è Maria aveva un agnellino. Oh, certo! Maria aveva un agnellino, un agnellino, un agnellino. Maria insieme al suo agnellino su un prato a passeggiare. E ovunque lei andar vorrà, andar vorrà, andar vorrà. E ovunque lei andar vorrà, con lei sempre sarà. Mi piace tanto perché parla di un agnellino. È stata molto carina, Peppa, ti ringrazio. Qualcuno di voi ha un'altra filastrocca preferita? A me piace la pastorella. E tu sapresti cantare la pastorella? Certo, e ora ve la faccio sentire. La pastorella un brutto dì, più non trova i suoi agnellini. Questa invece non mi piace perché parla degli agnellini che si perdono, è troppo triste. È vero, qualcuno conosce una filastrocca che non parli di agnellini? Io! Avanti, Pedro! Agnellini che... Oh, scusate... Io ne conosco una su un gatto. Oh, meraviglioso, Candy! Vuoi farcela ascoltare? Gattino, gattino, che suoni il violino. La mucca la luna saltò. Il cane guardò e rise un po'. E il cucchiaio col piatto scappò. Piatti che scappano con i cucchiai e mucche che saltano la luna? Che cose strane! A chi tocca? Io so una filastrocca su un topo! Bene, Freddy, sentiamo! Dibidi dibidi da! Il topino sul pendolo va! Luna rintocca! Mettiamo qualcosa in bocca! Dibidi dibidi da! Oh, bene, questa ha decisamente più senso. Ai topolini piace correre in giro. Madame Gazzella,
Io conosco una filastrocca che parla dei numeri. Eccellente, Wendy! Per favore, cantala a tutta la classe. 1, 2, 3, 4, 5. Una volta un pesce ha pescato. 6, 7, 8, 9, 10. Poi però l'ho liberato. Perché hai fatto ciò? Per lui ha un dito male ho. Quale dito preso ti ha? Lui mi ha morso questo qua. Quel povero pesciolino era spaventato. Che bel gesto averlo rimesso in acqua. Madame Gazzella? Sì, Pedro? A me piace Robin Hood. Ah, capito, ma non sapevo ci fosse una filastrocca su Robin Hood. Come no? Robin Manolesta viveva nella foresta. Aveva un cappello sulla testa e amava fare festa. Sei stato molto bravo, Pedro. L'ho inventata tutta da solo. Madame Gazzella, io conosco una filastrocca per marciare. Ma dobbiamo andare fuori in giardino. Il severo general, la sua truppa fa marciare. Sul colle la fa andar su e giù senza farla riposar. E quando è su è su, e quando è giù è giù, e quando in mezzo se ne sta andare su ma neanche giù. È stato un ottimo esercizio. Madame Gazzella, e lei ce l'ha la sua filastrocca preferita? Ce l'ho, e come, Pedro caro? Vi piacerebbe cantare tutti insieme a me? Sì, certo! Prendetevi per mano! Giro, giro tondo, giriamo per il mondo, di qua o di là, poi a terra si cadrà. Peppa adora le filastrocche! Tutti adorano le filastrocche! Viaggio in treno! Peppa e la sua famiglia stanno facendo colazione. Oh! Che cosa succede, Papà Pig? Devo partire immediatamente per un lungo viaggio di lavoro. E possiamo venire anche noi? No, vado per lavoro, Peppa, e poi c'è molta, molta strada da fare in treno. Ciuf ciuf! Per favore, porti anche noi. Non sarà divertente. Ho del calcestruzzo da collaudare. Devo conoscere la densità relativa alla massa per poter calcolare i vuoti nell'aggregato. Anch'io voglio sapere queste cose. Tu che cosa ne dici, Mamma Pig? Io dico che sembra piacevole. Ma è a centinaia di chilometri da qui, perfino in un altro paese. Per favore, Papà Pig. Va bene. Partiremo tutti e quattro. Evviva! Questa è la stazione dei treni. La signorina Coniglio è il macchinista. In carrozza! A tutto vapore! Stiamo quasi per arrivare, mammina. No, Peppa. È un viaggio molto lungo. Devi fare la brava ed essere paziente. Perché non canti una canzone per distrarti? D'accordo. Su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città, mai si fermerà. Io l'ho cantata la canzone, dovremmo essere quasi arrivati. Oh no, dobbiamo fare ancora tanta strada, Peppa. Pensa, arriveremo a destinazione soltanto domani mattina. Mammina, come faremo stanotte? Dove possiamo andare a dormire? Qui, Peppa. Ma questa non è una camera da letto, papino. Guardate un po' qua. Dei letti magici. E qui è dove ci laveremo i denti. Evviva, c'è un bagno magico. E c'è anche un mini lavandino con dei mini rubinetti. E non è ancora tutto. Una tazza magica, bella. Mi domando a che serva questo pulsante. Oh! Papino è riuscito a trovare la doccia magica. Desidera? Passaporti, prego! Oh, certo! Ah, così lei è signor Pig, quel signor Pig! È stato chiamato per collaudare il nostro calcestruzzo! Esatto! Come mai mi conosce? Oh, suo lavoro su calcestruzzo è famoso nel nostro paese! Ma chiedo scusa, la sto disturbando! Buonanotte! Buonanotte! È ora di dormire. Buonanotte, Peppa e George. Notte, notte, tesorini miei. Notte, notte. Peppa e George dormono al caldo nelle loro cuccette sul treno. Su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi e città, papà, papà, papà. Tutù!
È mattina. È il momento di fare colazione sul treno. Bene alzati? Signorina Coniglio, lei non dovrebbe essere alla guida del treno? Si figuri! Il treno viaggia sui binari, non possiamo perderci. Preferisce del caffè oppure del succo d'arancia? Li vorrei entrambi, per favore. No! O il caffè o il succo d'arancia, non può averli tutti e due. Io non credo che dovremmo applicare così rigidamente regole con famoso signor Pig. Caffè e succo d'arancia. La ringrazio. Chiedo scusa. Io sono Sua Maestà Re Alfonso. Desidererei anch'io avere del caffè e del succo d'arancia. No, non si può, mi dispiace. Peppa e la sua famiglia sono arrivati alla fine del loro lungo viaggio in treno. È un grande onore averla qui da noi in visita, signor Pig. La ringrazio. Ed ecco qui il calcestruzzo che lei dovrà collaudare, grazie. È ottimo, direi. Evviva! Mi auguro vivamente che il viaggio in treno non sia stato troppo lungo e stancante, signora Pig. No, è stato gradevole. Papino, cosa facciamo ora? Beh, il mio lavoro è finito. Quindi riprendiamo il treno per tornare a casa. Oh, che bello! Così possiamo dormire sul treno un'altra volta. Peppa adora i lunghi viaggi in treno. Tutti adorano i lunghi viaggi in treno. La casa di Madame Gazzella. Peppa e la sua famiglia vanno in visita da Madame Gazzella. Buongiorno, Madame Gazzella. Buongiorno a tutti voi. Su, prego, accomodatevi. Il suo ingresso è uno scivolo gigante, Madame Gazzella. Scusi, è normale che sia così? No, ma vede, la casa è molto vecchia. È buffo, qui dentro tutte le cose sono un pochino sbilenche. Sì, è vero, tutto ha iniziato a inclinarsi, ma vi garantisco che non è sempre stato così. E quando ha cominciato a inclinarsi la sua casa, Madame Gazzella? Oh, non lo so, è passato tanto tempo. E adesso sono comparse anche crepe dappertutto. Credo che la sua casa abbia bisogno di un'aggiustatina. Non basta mettere carta da parati sulle crepe e dipingere, così mi ha detto di fare il mio muratore. Oh, vediamo in che condizioni è il muro esterno. Oh, cos'è questo? Oh, è solo il mio piccolo albero di Natale. Questo non è piccolo, è enorme! Lo possiedo dal Natale di tanto, tanto tempo fa. Era un piccolissimo alberello con una fatina sulla punta. Passato il Natale, non ho avuto il coraggio di liberarmene e così l'ho piantato in giardino. Il suo alberello è talmente cresciuto che adesso spinge la casa e rischia di farla cadere. È per questa ragione che la sua casa è tutta sbilenca. Oh cielo, che cosa si può fare per rimediare? Chiamo subito il signor Toro. Pronto? Signor Toro? Qui abbiamo un grande albero che ha bisogno del suo intervento. Arrivo immediatamente! Allora, dov'è quest'albero? Vediamo. Eccolo qua! Lo sa, devo ammettere che lei ha proprio un gran bell'albero, Madame Gazzella. Radici robuste. Già, ma sta rischiando di far cadere la casa. Oh, è vero! Beh, abbattiamolo allora! Oh no, il mio povero albero! Prima ho visto qualcosa che si muoveva sull'albero. Sono sicura che si tratta di un animaletto. In questo caso è meglio che dia un'occhiata. Prima di abbattere l'albero, il signor Toro deve controllare che non ci viva nessun animale. Il signor Toro ha trovato un nido di uccelli. Guardi qua! Degli uccellini hanno fatto il nido sul suo albero, Madame Gazzella. Per favore, posso vedere gli uccellini? Va bene, Peppa, possiamo andare a vederli dalla finestra. Oh, che uccellini carini! Mi pare di vedere qualcos'altro sui rami più in alto. Guardate che ho trovato! Api operose! Salgo ancora per dare un'occhiata! Guarda, guarda, che sorpresa! Ma è un gufo quello! Oh, credo di vedere altri ospiti! Forza, sempre più in alto! Ah, ah! Anche dei pipistrelli, Madame Gazzella! I miei amici pipistrelli mi ricordano tanto il paese dove sono nata!
Questi che cosa sono? Oh, le mie decorazioni natalizie! C'è anche una fatina! Quella è la fatina che ho messo sulla punta del mio alberello a Natale di tanto tempo fa! Il suo albero è veramente magnifico! Una meravigliosa casa per tanti, tantissimi animaletti! Già, quest'albero non merita proprio di essere abbattuto! Evviva! Un momento, se l'albero resta qui, che cosa ne sarà della mia casa? Beh... al massimo può succedere che crolli. Ma a me serve una casa in cui poter vivere. Oh! Ah, mi è venuta un'idea. Metteremo la sua casa sui rami dell'albero. Signor Toro, prenda la gru, per favore. Una splendida idea! È una casa sull'albero. Oh, è vero, e la trovo una cosa meravigliosa. È tutta la vita che desidero abitare in una casa costruita sopra un albero. Grazie infinite a tutti. Evviva! Madame Gazzella adora le case sull'albero. Tutti adorano le case sull'albero. Gita sul canale. Oggi è il compleanno di Capitan Cane. Buon compleanno, Capitan Cane. Vi ringrazio, siete tutti molto cari. Papino, perché sei triste? Oh, non è niente, figliolo. È che vedere questa barchetta qui sulla torta mi ricorda quanto mi manchi il mare. Capitan Cane adora il mare. Perché non apri il tuo regalo di compleanno? Una gita in barca! Una gita in barca? È proprio quello che desideravo. Andiamo! Non c'è niente di più bello al mondo che navigare su una barca. Si può andare dove si vuole navigando su una barca a vela. Potremmo puntare ai tropici o avventurarci nell'Artico. Potremmo perfino vedere una balena. È solo la gita di un giorno, caro. Questo è il canale. Bene, allora dov'è la barca a vela? Navigheremo su quella chiatta. Ho capito. Dobbiamo utilizzare questa fantastica chiatta per raggiungere la nostra barca a vela. No, caro. Per il tuo compleanno saliremo su questa chiatta e navigheremo allegramente lungo il canale. Ma in un canale come questo si può andare soltanto o di qua o di là. È divertente. Ma dai, papà, è sempre una barca, no? Sì, caro Danny, hai ragione. Una barca che naviga sull'acqua... Tutti a bordo! Oh, avrei voluto dirlo io. Oh, mi dispiace. Fa pure, caro. Tutti a bordo! Issare la vela! Oh, ma non vedo la vela. Le chiatte non hanno la vela. Devi solo spingere questo pulsante per farla partire. Ah, grazie mille, mamma cane. Siamo in navigazione! La signora Anatra sta andando più veloce della nostra barca. Vuole gareggiare con noi, signora Anatra? Allora a tutto vapore! Questa barca non può andare un po' più veloce? No, questa è la velocità massima. Oh. Comunque, forse dovresti rallentare. Ci stiamo avvicinando a una montagna. Ah. Ha ragione, c'è una montagna davanti a noi. Finiremo per schiantarci contro. No, entreremo dentro questo tunnel. C'è un tunnel che attraversa la montagna. Qui dentro è tutto buio. E senti come sono buffe le nostre voci. Bello, abbiamo navigato nel cuore di una montagna. Devo riconoscere che questa chiatta è molto divertente. Guardate, laggiù c'è un'altra montagna. Questo significa che c'è di sicuro un altro tunnel. Non questa volta. Oh, non c'è nessun tunnel. Allora che cosa facciamo? Semplice, passiamo dall'altra parte. No, non esiste al mondo che una barca possa passare dall'altra parte. Ti sbagli invece, grazie alla chiusa. Guardate, vi faccio vedere. Mamma cane apre il cancello della chiusa. Avanza pure, capitano. Aspetta lì mentre io chiudo il cancello della chiusa. Adesso faccio entrare l'acqua per far salire la chiatta. Guardate, stiamo salendo. L'acqua entrando solleva la chiatta. Adesso apro questo secondo cancello. Avanza pure, capitano. Avanti a tutto vapore. Oh, dov'è finita la terraferma? Navighiamo nel cielo. Stiamo passando
passando sopra un ponte! Esatto! Grazie a questo ponte possiamo navigare sulla valle sottostante! Navigare su nel cielo! Può esistere un'avventura più fantastica di questa? In barca su nel cielo saliamo sempre più, sull'acqua navighiamo e poi torniamo giù. Ti è divertito questo viaggio, Papino? Altro che! Puoi dirlo forte! Ho navigato attraverso montagne, su per le colline e adesso addirittura nel cielo! Questo è il più bel compleanno di tutta la mia vita! Capitan Cane adora navigare! Tutti adorano navigare! Il compleanno di Wendy Lupo! È il compleanno di Wendy e lei ha invitato tutti i suoi amici alla sua festa! Il signor Lupo sta gonfiando i palloncini. Io prendo fiato, lo trattengo e poi gonfio tutti questi palloncini. Adoro i palloncini. Anch'io. Anche io. Anch'io. Anch'io. Tutti adorano i palloncini. Venite, dai, balliamo. Non bisogna far toccare terra ai palloncini. Fateli restare in aria. È divertente. Ecco la signora Lupo. Chi di voi vuole le bolle? Io. D'accordo. Io prenderò fiato, lo tratterrò un po' e poi farò tante, tante grosse bolle. Io adoro le bolle. Sono uguali, identiche ai palloncini. Sì, però scoppiano quando le tocchi. Guarda. Hop! Visto, ne è scoppiata una. Abbiamo fatto scoppiare tutte le bolle. Beh, possiamo sempre farne altre, Peppa. Chi è che vuole provare? Io! E va bene. Evviva! Siete tutti pronti? Sì, signora Lupo. Dovete prendere fiato. Fiato. Trattenerlo un po'. Un po'. E ora soffiare. Ho fatto due bolle, mamma. Tante bolle che volano nel cielo. Guardate che grande quella bolla. Non è una bolla, Pedro. Quella lassù è la luna piena. Ah! Lo sapete che cosa si deve fare quando c'è la luna piena? Si deve ululare. Perché si fa così? È quello che fanno tutti i lupi. Ululiamo alla luna. Wendy, puoi insegnare anche a noi a ululare? E va bene. Prima dovete guardare tutti quanti la luna. E dopo ululate. Wendy Lupo ha insegnato a tutti a ululare come i lupi. Cipi, chi ha ululato così? Non sono stata io. E neanche io. Non è stato nessuno di noi. Aiuto, è un animale selvaggio. Ma è nonna Lupo. Buon compleanno, Wendy cara. Ciao, nonnina. E voi, se non sbaglio, siete gli amici di Wendy. Piacere di conoscervi. Buonasera, nonna Lupo. Però, che orecchie grandi che ha nonna Lupo. Per sentirvi meglio, piccolini miei. E che occhi grandi che ha nonna Lupo. Per guardarvi meglio, piccolini miei. E che denti grandi che ha nonna Lupo. Sì, Pedro, per mangiare meglio la torta di compleanno. Wendy, che cosa c'è tra le candeline sulla torta? È una casetta di legno fatta di bastoncini. È ora di soffiare sulle candeline, Wendy. Prenderò fiato, lo tratterrò e così spegnerò le candeline. Oh no, hai buttato giù la casetta di legno. Ottimo lavoro. È proprio mia figlia. È stato facile, Papino. Basta un soffio per buttare giù le casette di legno. Niente, lo dimentico sempre. Di che cosa è fatta la sua casa, signor Pig? È fatta di mattoni.
Non è di paglia? Mattoni. Oh, ma certo! Ti ringrazio, è stata una bellissima festa, Wendy. Sì, questa è stata la festa più bella della mia vita! Au! Mondo in miniatura. Mamma e Papà Pig portano Peppa, George e Susy Pecora in visita a Mondo in miniatura. Papino, che cos'è Mondo in miniatura? È un mondo esattamente come quello reale, Peppa, con la differenza che è piccolissimo. Sarà divertente e anche educativo. Ma è reale, con persone in carne e ossa che ci vivono dentro. No, è tutta una finzione. Se nel mondo in miniatura è tutto piccolo piccolo, allora noi saremo dei giganti. Così potremo dire: ciao ciao piccolini, come va? E loro faranno: ah, dei giganti! Sono emozionata, non vedo l'ora di arrivare. Halt! Che problema c'è, signor Toro? Non c'è nessun problema, Mamma Pig. Stiamo solo scavando per aggiustare la strada. Ci vorrà molto tempo? Beh, ci vorrà tutto il tempo che ci vuole. Ma noi dovevamo andare a Mondo in miniatura oggi. Oh, io adoro Mondo in miniatura. È tutto talmente minuscolo. Inoltre è educativo. È una cosa importante. Passate pure. Grazie, signor Toro. Grazie mille. Ah! Ma loro li ha fatti passare! Loro andavano a Mondo in miniatura! È molto importante! Benvenuti a Mondo in miniatura, dove ogni cosa è semplicemente minuscola! È divertente e educativo! Seguitemi, state per ammirare il mondo dei luoghi famosi! Bello! Tutte quelle che vedete sono la copia esatta di opere famose, solo un po' più piccole! Questo è il Big Ben! E qui accanto c'è la Torre Eiffel, esattamente come nel mondo reale. E le piramidi, il Teatro dell'Opera di Sydney, la Statua della Libertà e il Palazzo del Cremlino. Ma queste opere famose non si trovano lungo la stessa strada nel mondo reale. Ah, davvero? Beh, si impara sempre qualcosa di nuovo. Guardate là! Questo è il mondo acquatico. Oh, ci sono anche delle barchette minuscole. E c'è perfino una minuscola signorina coniglio. Barchette! Barchette! Affittate qui le vostre barchette! Oh! È un altro dei miei numerosi lavori, sì! Questa è proprio identica a un'isola dei pirati! E ci sono anche dei pirati! All'attacco! All'attacco! Che cos'è stato? Dinosauro! E ora vi presento il mondo dei dinosauri! Wow, sì! Qui potete osservare com'era il mondo tanto, tanto tempo fa, prima delle case, delle auto, eccetera. Questo è un Tyrannosaurus Rex. E quello che si sta avvicinando è un Triceratopo. Mentre il Triceratopo è erbivoro, il Tyrannosaurus Rex è carnivoro. Oh, guardate! Stanno giocando! Come avrebbero fatto nella realtà! Formidabile! Qui tutto è stato riprodotto esattamente come doveva essere milioni e milioni di anni fa! Tranne che per il treno! In carrozza! Quella è di nuovo lei, signorina Coniglio! Sta guidando il treno! A tutto vapore! Dove sta andando questo trenino? È diretto al mini mondo moderno! Su e giù, il treno fa ciuf ciuf. Viaggia e va in paesi, città, mai si fermerà. Qui non ti sembra uguale a dove viviamo noi, Peppa? Sì, ci sono le case, ci sono le macchine e poi le colline e gli alberi. E ci sono i treni, gli aerei e anche le barchette. È un mondo indaffarato, sempre in movimento, non si ferma mai. Non funziona più. No, tranquilli. Guardate là. Halt! Ehi, è un minuscolo signor Toro. Sta aggiustando la strada. Proprio come ci è successo mentre venivamo qua. Mondo in miniatura è uguale al mondo reale. Perfino nei più piccoli dettagli. Scaviamo per aggiustare la strada. L'ambulanza. Peppa e i suoi amici sono a scuola. Oggi il dottor Orso Bruno verrà
verrà da noi a mostrarci com'è fatta un'ambulanza. Mi piacciono tanto le ambulanze. 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 Anche le ambulanze fanno nina, nina, nina. Sì, ti ringrazio, nina. Freddy, è proprio il suono della sirena. Ecco il dottor Orso Bruno. Buongiorno, dottor Orso Bruno. Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi sa come si chiama questa? Sì, è un'ambulanza. Un'ambulanza? E chi è che sa dirmi a che cosa serve? A portare le persone che stanno male in ospedale. Sì, certo. Possiamo sentire il nina, nina, per favore, dottore? Come no? Di solito però la usiamo solamente nei casi di una vera emergenza. Dottor Orso Bruno, potrebbe mostrarci cosa si deve fare nel caso di una vera emergenza? Certo, ve lo farò vedere con l'aiuto di questo orsacchiotto e di questa palla. Oh! Un giorno l'orsacchiotto stava giocando a pallone quando, ops, è inciampato sulla sua palla. Qualcuno ha chiamato un'ambulanza. Freddy, ti dispiacerebbe fare il suono dell'ambulanza? Nina, nina! La prima cosa da fare è vedere se la persona è cosciente. È cosciente, signore? Sì, dottore. E saprebbe dirmi come si chiama? Il mio nome è signor Teddy. È in grado di dirmi che è successo, signor Teddy? Sì, sono inciampato sul mio pallone. È una cosa un po' sciocca, non trova? Mettiamo questo pallone dove nessun altro potrà inciamparci. Adesso mi dica, signor Teddy, dov'è che sente dolore? Mi fa tanto male il braccio. Allora facciamo subito una bella fasciatura, ecco qua. E dal momento che è stato tanto coraggioso, si merita un bel distintivo. Avete visto? È così che funziona un'ambulanza. Meraviglioso. Avanti, dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno. Grazie, dottor Orso Bruno. È stato un piacere. E ricordate, guardate sempre dove mettete i piedi, altrimenti... Oh! Il dottor Orso Bruno rotola giù per la collina. Ai, ai, ai. Si è infilato dentro dei cespugli spinosi. Ai, ai, Ha sbattuto contro un albero. E gli sono cadute delle mele in testa. Oh, che disgrazia, chiamiamo un'ambulanza. L'ambulanza è qui, Madame Gazzella. Oh, è vero, tutti sull'ambulanza, salite. Evviva! Stia tranquillo, dottor Orso Bruno. Ci siamo qui noi in soccorso. Grazie, ma non credo di aver bisogno di aiuto. Sono io il dottore, non deve dimenticarlo. Certo, ma noi dobbiamo eseguire i controlli. Io non penso proprio che sia... Non una parola di più. Allora, cosa dobbiamo fare innanzitutto? Controllare se è cosciente. Molto bene, Peppa. È cosciente, dottor Orso Bruno? Sì. Bene. Sì, è cosciente. È molto gentile da parte vostra, ma io... Chi sa dirmi cosa facciamo ora? Dobbiamo chiedergli il suo nome. Sì, ma in questo caso non trovo Come si chiama, signore? Dottor Orso Bruno. Adesso gli chiediamo che cosa è successo. Avete visto cosa è successo? Sono inciampato sulla palla e rotolato giù per la collina. Beh, è stata una cosa un po' sciocca, lei non trova? In che parte del corpo sente dolore? Sento dolore in ogni parte del corpo. Sì, ma dov'è che le fa più male? Beh, il braccio e questa gamba. E poi mi fa tanto male la testa. Allora facciamo delle belle fasciature. Dal momento che è stato un dottore tanto coraggioso, lei merita un distintivo. Adesso dite grazie al gentilissimo dottor Orso Bruno per averci fornito una così interessante dimostrazione di come funziona un'ambulanza. Grazie, dottor Orso Bruno. È stato un grande piacere. Il dottor Orso Bruno adora le ambulanze. Tutti adorano le ambulanze. La stellina scolastica. Peppa e i suoi amici sono a scuola. Ecco, ho finito. Peppa, che meraviglioso disegno hai fatto, complimenti. Grazie, ci siamo io, George, la mia mammina e il mio papino a casa nostra. Ma dove siete tutti voi? Io vedo soltanto una casa. Perché noi siamo tutti dentro la casa. Oh, ma certo. Beh, il tuo è davvero un meraviglioso disegno. Si merita proprio una bella stellina scolastica. Davvero? Grazie mille, Madame Gazzella.
È ora di tornare a casa e i genitori sono venuti a prendere i figli. Mammina, papino, guardate! Ho ricevuto una stellina scolastica! Ma è una cosa fantastica, Peppa! Ricordo che Madame Gazzella ha dato anche a me una stellina scolastica quando ero piccola. Tanto tempo fa, quando mamma e papà Pig erano piccoli, Madame Gazzella era la loro maestra. Si merita proprio una stellina scolastica! Io ero talmente felice. Hai ricevuto tante stelline scolastiche, mammina. Oh, certo. Papino, hai ricevuto tante stelline scolastiche anche tu? Beh, è passato tanto di quel tempo ormai. Non lo ricordo, mi dispiace. No, sono praticamente certa che tu non ne hai ricevuta nessuna. Tu non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papà? No. Mai ricevuto stelline scolastiche. Neanche una piccola piccola. No. Comunque, come ha detto Papà Pig, è passato tanto tempo ormai, Peppa. E poi non è che siano così importanti. Ma che cosa dici, mammina? Sono molto importanti, invece. Non è vero, papino? Certo, Peppa. Sei triste perché non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papino? Beh, sai, nella mia vita ho fatto molte altre cose di cui essere orgoglioso. Mi è venuta un'idea. Se fai un bel disegno e lo fai vedere a Madame Gazzella, forse lei te ne darà una adesso. Le stelline scolastiche sono per i piccolini, Peppa, non sono per adulti. Ecco, ora il tetto della scuola è riparato. La ringrazio, signor Toro. Lei ha fatto a dir poco un meraviglioso lavoro. Merita una stellina scolastica. Oh, grazie, Madame Gazzella. Guarda, papino, il signor Toro ha ricevuto una stellina e anche lui è un adulto. È sera. Peppa e George sono a letto. Sei ancora triste perché non hai mai ricevuto una stellina scolastica, papino? Sai una cosa, Peppa? Più ci rifletto, più sono convinto che avrei meritato di ricevere una stellina scolastica. E come mai? Perché mi piaceva tanto costruire delle cose e poi disegnavo sempre in classe. Qual è stato il tuo disegno più bello, papino? Ti piacerebbe vederlo? Credo di averlo ancora da qualche parte. Sono certo di averlo messo in soffitta. Ah, ecco qui la mia vecchia cartella. E questo è il mio disegno, guardate. Che bravo! Hai disegnato un drago! È un disegno bellissimo! È vero, ne ero molto soddisfatto. Però non hai ricevuto una stellina. No. Che cosa triste. Il giorno seguente, Peppa e George vanno a scuola. Guarda questo disegno, Susie! Però non è giusto, Peppa. Sei diventata troppo brava a disegnare. Ma non l'ho mica fatto io questo disegno. L'ha fatto il mio papà. Oh, non è molto bello per un adulto. L'ha disegnato tanto tempo fa, quando era ancora piccolo. Ah! Peppa, vedo che hai fatto un meraviglioso disegno. No, Madame Gazzella, questo è un disegno fatto dal mio papà. Oh, è vero, adesso ricordo che al tuo papà piaceva molto disegnare. Però non gli ha mai dato una stellina scolastica. Ma per questo avrei dovuto dargliene una. Non gliel'ha data, invece. Papà Pig, il suo disegno merita proprio una stellina scolastica. Non sono mai stato tanto orgoglioso. Papà Pig ora è una stella della scuola. La serra di Nonno Pig. Peppa e George sono andati a trovare Nonno e Nonna Pig. Ciao ciao, Nonno! Ciao ciao a voi, Peppa e George! George ha trovato una palla. Fa più attenzione, George! Hai colpito la mia serra! È tutta fatta di vetro! È delicata, si rompe facilmente! Oh. È meglio allontanare la palla dai posti a rischio! Oh! Chi ha lanciato un pallone contro la mia serra? Ah! La gente che vive nelle case di vetro non dovrebbe mai e poi mai lanciare palloni! L'hai lanciato tu per primo! Hai quasi mandato in frantumi la mia serra! E quella la chiami una serra? È solamente un ammasso di vecchie finestre arrugginite! È perfetta per far crescere i miei pomodori! Mi stupisce che tu riesca a coltivare qualcosa in quella discarica! Da me cresce più roba che in quella tua lussuosa scatola di vetro!
Nonno Cane e Nonno Pig sono amici per la pelle. Nonno Pig, perché hai costruito la serra in vetro se il vetro si rompe facilmente? Perché dentro coltivo le piante. Adesso vi faccio vedere. A queste piante piace la luce del sole e i vetri la lasciano filtrare. Oh, questa pianta ha un profumo buonissimo. Oh, quello è soltanto basilico. Nonna Pig ha messo un po' di semi nel vaso e così la pianta è cresciuta. Oh! Ve ne mostro un'altra che richiede una grande abilità per essere coltivata. Una pianta di pomodori. Ma mi sembrano piccolissimi, nonno. Tieni, Peppa, assaggiane uno e dimmi che sapore ha. Provalo. Vediamo, ha il sapore di niente. A dire il vero, non sono ancora del tutto maturi. Buongiorno, nipotini miei. Ciao, nonna Pig. Per favore, potrei avere qualche pomodoro? No, temo che i pomodori non siano ancora maturi. Forse aspettando qualche settimana. Ma volevo fare un'insalata di pomodori per pranzo. Anche nonno cane coltiva i pomodori, nonnina. Già. Può darsi che nonno cane ce ne possa dare qualcuno. Non avrai mica intenzione di chiedere a nonno cane quei suoi vecchi pomodori avvizziti. Oh. Ehi là, nonno cane, ciao! Oh, salve nonna Pig, sono felice di vederla in questa splendida mattinata. Avrebbe dei pomodori da prestarmi? Da prestarle, lei può raccogliere tutti i pomodori che desidera. I pomodori hanno fatto una magnifica riuscita quest'anno. Sembrano molto più grandi dei tuoi pomodorini, nonno Pig. Saranno anche più grandi, ma questo non significa che siano anche più buoni. Peppa, ti andrebbe di assaggiarne uno? Sì, molte grazie. Delizioso! Nonno cane, questo è il pomodoro più buono che abbia assaggiato in tutta la mia vita! Qual è mai il segreto di questi pomodori? Io non avevo intenzione di coltivarli, ho solo messo dei vecchi semi di pomodoro in quell'angolo e loro sono cresciuti! Riempia pure il suo cestino, sono troppi per me! La ringrazio, farò una gustosa insalata di pomodori! Ah, io conosco un'ottima ricetta per l'insalata di pomodori! Meraviglioso, ce la può fare lei? Il problema è che per la mia ricetta serve il basilico! E purtroppo non ho pensato a coltivarlo. Mio nonno ha una montagna di basilico profumato. Sul serio? Oh, certo, ne ho un mucchio dentro la mia serra. Vieni a vedere. Impressionante! Dimmi un po', qual è il segreto di questo basilico? Beh, non è molto semplice. La prima cosa da fare è... Metto qualche seme in un vaso e il basilico cresce. Vuol dire che cresce così, senza nessun aiuto? Esatto. Non è ancora arrivata l'ora di pranzo, nonnina. Oh, poveri cari, certo dovrete essere affamati. Prepariamo l'insalata di pomodori. Prima di tutto li affettiamo. Si aggiunge un goccino di olio d'oliva, una macinata di pepe, un piccolissimo pizzico di sale e si finisce con qualche profumata foglia di basilico. Avanti con la buffata! Meravigliosi questi pomodori! È tutto grazie alla mia serra! Gnam, 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 gnam. Ottimo il basilico! Già, è tutto grazie alla mia serra! Questa è l'insalata di pomodori più buona di tutto il mondo!